Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Chiediamo questa mattina, Signore, per intercessione di Maria nostra Madre, l'umile ancella del Signore, l'umiltà del cuore, perché il Signore resiste ai superbi ed ama gli umili. È scritto: è inscrutabile il cuore dell'uomo ed inguaribile chi lo conosce. Soltanto Dio conosce il cuore dell'uomo. Egli scruta i reni e i cuori degli uomini e sa quello che c'è nel cuore. E nel cuore c'è tutta la malizia umana. Quando Gesù parlò ai farisei di purificare il cuore, perché è dal cuore che esce ogni male, e di non essere preoccupati di purificare i bicchieri e lo staviglie, oppure di lavarsi le mani prima del cibo, enumerava 12 inquinamenti che stanno nel cuore, e dal cuore che esce ogni male. Soltanto Dio conosce l'abisso del cuore umano, un abisso fangoso dove si annidano tutti i desideri, tutte le intenzioni, tutto ciò che più è nascosto ed è il fondo del marciume umano. Però il Signore scende nel cuore. Se noi lo facciamo scendere, il Signore purifica il cuore mediante l'acqua del suo costato, purifica il cuore e immette nel cuore nostro i suoi sentimenti, l'unico rimedio per guarire il cuore, bonificare il cuore. Questa mattina chiediamo al Signore che sia spezzata la superbia del nostro cuore, e la superbia che ostacola le vie di Dio, e la superbia del cuore, l'ostinatezza del cuore che più allontana Dio dall'uomo. Sì, le altre nefandezze allontanano Dio, perché Dio è puro, però è la superbia che allontana Dio. Come detto, che Dio ama gli umili e si allontana dai superbi. Tu cerchi Dio in alto e Dio si innalza sempre di più e tu non puoi raggiungere, mentre Dio scende nel cuore dell'uomo, perché Dio è umile. Pur essendo l'Altissimo, Egli è umile. E tutto il mistero dell'incarnazione è il mistero dell'annientamento del Figlio di Dio, dell'umiliazione del Figlio di Dio. Ecco perché accanto a Gesù, alla kenosi di Gesù, si devono schierare tutte le persone che partecipano al mistero del Figlio di Dio. La Madonna, colei che era più vicina a Gesù, si rese partecipe dell'umiliazione del Figlio di Dio. Essa diventò la più umile di tutte le creature, e per questo la più alta di tutte le creature. E così i santi, in misura che si avvicinano a Dio, diventano più umili, spezzano il giogo della superbia. Chiediamo al Signore che venga a spezzare i cuori e a consolare i cuori spezzati dalla superbia degli uomini. Chiediamo al Signore questa mattina che siano piegate le nostre cervici alla volontà di Dio, che non ci sia dentro di noi il cuore superbo, il cuore altero,
il cuore orgoglioso che non accetta Dio e non accetta altre, il cuore che non ama l'umiliazione del figlio di Dio, il cuore che cerca se stesso, le proprie soddisfazioni, ed è adirato quando non è soddisfatto nelle sue ambizioni, e nel cuore superbo che allignano la lussuria, l'ira della condia, l'insaziabilità, l'ingordigia. Chiediamo al Signore che venga a spezzare il cuore nostro e purifichi il nostro cuore da tutti i sentimenti di superbia che lo allontana l'uomo da Dio e dagli uomini. Nessuno può sopportare il superbo. Tutti disprezziamo il superbo, tutti lo combattiamo. Nessuno di noi accetta un uomo superbo, tantomeno Dio. Per cui l'uomo superbo è disprezzato da Dio, è disprezzato dagli uomini ed è di peso all'uomo stesso, perché gli impedisce di vedere. La superbia cieca, la superbia diventa durezza per il cuore. Ecco perché la superbia del cuore è la peggiore delle malattie ed è la più comune. In diverso grado è la più comune. Chiediamo al Signore di avere un cuore contrito e umiliato, come detto nel Salmo: col contrito e umiliato non despices Domine. O Signore, non disprezzare un cuore triturato e umiliato. E impariamo da Gesù di essere mite ed umili di cuore. E gli disse: voi tutti affaticati e stanchi, venite a me ed io vi ristorerò. Troverete pace per le anime vostre. Imparate da me che sono mite ed umili di cuore. Impariamo dal cuore di Cristo, umiliato, contrito, triturato, ad essere miti ed umili. Noi che siamo stati redenti dalla sua umiliazione e umiliazione di croce. O Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevessi il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione. In questo giorno a te consacrato, rinnovi noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici, Signore, questo sale, come ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale. Fa che, mediante questo duplice segno di purificazione, siamo liberati dalle insidie del maligno e custoditi dalla potenza del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Su di voi verserò dell'acqua pura e sarete mondi da ogni vostra colpa, dice il Signore, e vi darò un cuore nuovo, un cuore che possa comprendere ed amare. Alleluia. Yeah.
dal tuo fianco, Cristo Signore, una fonte di salvezza che ci lava dal peccato e in tutto il mondo rinnova la vita. Alleluia. O Padre, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, purifica il tuo popolo. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nella vacca dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che dell'acqua del battesimo ci fai riemergere come prima primizia dell'umanità nuova, purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore nel primo memoriale della resurrezione, benedici il tuo popolo e ravvivi in noi, per mezzo di quest'acqua, il gioioso ricordo e la grazia del santo battesimo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Padre, che ci hai dato come nostra madre la Vergine Maria, dalla quale nacque il Cristo tuo Figlio, per sua intercessione donaci la gloria promessa ai tuoi figli nel Regno dei Cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, io domando, Dio avrebbe forse ripudiato il suo popolo? Impossibile. Anch'io, infatti, sono israelita, della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha ripudiato il suo popolo, che egli ha scelto fin dal principio. Ora io domando, forse inciamparono per cadere per sempre? Certamente no. Ma a causa della loro caduta, la salvezza è giunta ai pagani per suscitare la loro gelosia. Se pertanto la loro caduta è stata ricchezza del mondo, e il loro fallimento ricchezza dei pagani, che cosa non sarà la loro partecipazione totale? Non voglio, infatti, che ignoriate, fratelli, questo mistero, perché non siate presuntuosi. L'indurimento di una parte di Israele è in atto, fino a che saranno entrate tutte le genti. Allora tutto Israele sarà salvato, come sta scritto: da Sion uscirà il liberatore, egli toglierà le impietà di Giacobbe. Sarà questa la mia alleanza con loro, quando io distruggerò i loro peccati. Quanto al Vangelo, essi sono nemici per vostro vantaggio, ma quanto alla elezione, sono amati a causa dei padri, perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Parola di Dio. Amen.
Abbassa i superbi e innalza gli umili. Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù era entrato in casa di uno dei capi dei farisei per pranzare e la gente stava ad osservarlo. Gesù, vedendo come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro una parabola. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia chi un altro invitato più ragguardevole di te, e colui che ha invitato te lui venga a dirti: cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché venendo colui che ti ha invitato ti dica: amico, passa più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Alleluia, 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 alleluia.
per le parole del Santo Vangelo vengono cancellati i nostri peccati. Il Signore nel Vangelo ci dà una lezione di umiltà, perché l'umiltà è la prerogativa di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo, ed è per questo che quelli che conversano con Dio debbono rispecchiare l'immagine di Dio, il sentire di Dio. Il primo grande peccato che aprì i cieli e fece cadere nell'abisso gli angeli ribelli fu un peccato di superbia. Dio precipitò nell'inferno Lucifero e tutti quelli i quali volevano ribellarsi a lui, non adorare il Verbo incarnato, perché volevano ripiegarsi su se stessi, perché volevano adorare piuttosto se stessi che Dio, volevano ribellarsi al disegno di Dio che nel Verbo incarnato doveva costituire il centro di tutta la creazione. Questo atto di superbia, di iniquità, creò l'inferno. Dio amava gli angeli. Aveva creato Lucifero, il più bello degli angeli. Egli si era invaghito della sua bellezza, della sua luce. Era un abisso di luce, un abisso di energia. Come cherubino, egli passeggiava nei giardini di Dio, nell'Eden celeste. Il suo petto era rivestito, come dice il profeta Ezechiele 28, di pietre preziose. Eri perfetto nella tua bellezza. Fino a quando l'iniquità entrò nel tuo cuore, come sei precipitato, cherubino di Dio? Ecco, il cuore si era insuperbito. Io salirò e mi farò simile all'Altissimo, aveva detto. E Dio creò l'inferno in quel momento, lo fece inabissare nell'inferno, ed egli con tutti gli angeli apostati è là a scontare la pena della sua superbia, perché Dio non può sopportare la superbia delle sue creature. La superbia allontana immensamente da Dio. Perché la Madonna piacque a Dio? Per la sua infinita, diciamo, umiltà. Si inabissò in se stessa. Essa che era pura, perché creata senza macchia, si inabissò in se stessa. Egli ha guardato l'umiltà della sua serva. Per queste tutte le generazioni mi chiameranno beata. Il Verbo di Dio si inabissò, la kenosis del Figlio di Dio, per riparare il peccato di Lucifero, il peccato dell'uomo trascinato dalla superbia di Lucifero, il peccato del primo uomo, che fu un atto di ribellione, di disobbedienza a Dio, di dover, un peccato che lo invitava, gli edificazioni del maligno, ad essere arbitro del bene e del male. Sarete simili a Dio? Questo peccato di superbia trascinò l'umanità nell'abisso del peccato e della miseria. E il Figlio di Dio umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce, perché risollevasse il genere umano dalla vista in cui era caduto per l'astuzia del maligno, perché risollevasse il mondo, fosse medicina al mondo intero. Per cui l'umiltà è come il medicamento apprestato dal Figlio di Dio all'uomo per risollevarsi dall'abisso del peccato in cui è caduto. L'uomo superbo che non cede all'invito di usare la medicina di Dio si rende irrecuperabile. Per questo dice la Scrittura, parlando del centro dell'uomo che è il cuore dell'uomo è inguaribile ed è incurabile. Appunto perché è immensa la sua superbia, e questa superbia si nasconde nelle fibre più nascoste. Anche l'uomo che sembra umile, che fa atti di umiltà continuamente, il più delle volte si illude. Il suo cuore resta superbo, perché è altro sentirsi umili, è altro essere umili, è altro non sentirsi superbi, ed è altro essere non superbi. Noi spesso ci inganniamo, e ci inganniamo soprattutto nei riguardi della superbia, che si annida nel cuore dell'uomo, anche del più santo, e muore 3 giorni dopo che l'uomo è morto. Si tratta di gradazioni di superbia, ma il cuore dell'uomo è superbo. Soltanto la vicinanza col cuore di Dio può immettere quella medicina divina nel cuore dell'uomo e renderlo, dopo averlo contrito, umiliato, renderlo umile. Soltanto stando a cospetto di Gesù, mite ed umile di cuore, noi possiamo essere miti ed umili, altrimenti dentro il nostro cuore cova la superbia, che si manifesta in mille modi. Si manifesta nella insubordinazione a Dio mediante il peccato, si manifesta nell'insubordinazione agli uomini costituiti come rappresentanti di Dio, si manifesta quando noi siamo preferiti, cioè non siamo preferiti agli altri e ci sono altri che sono più preferiti di noi, quando un altro occupa un posto migliore del nostro, come dice il Vangelo di oggi. Se tu sei invitato, scegli l'ultimo posto, così il padrone di casa potrà portarti più su. L'episodio serve al Signore Gesù per innescare il suo logion, e cioè chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. L'uomo è visto bene da Gesù in misura della sua umiltà. Quanto tu più sei umile, tanto più sei vicino al cuore di Cristo, mite ed umile di cuore. Sei più vicino al mistero di Cristo, che umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce, che rinnegò la sua volontà umana, che era santissima, per fare la volontà del Padre. Ecco, se vogliamo piacere a Dio, dobbiamo accostarci a Gesù. Se vogliamo piacere a Gesù, dobbiamo condividere l'umiliazione di Gesù ed essere mite ed umili di cuore, e lasciare che tutti ci calpestino, che tutti gli uomini e tutte le bestie ci calpestino. Lo diceva San Francesco d'Assisi, questo grande umile che aveva compreso il cuore di Cristo.
Egli voleva essere sottomesso a tutti, sottomesso all'ultimo dei frati, e chiedeva al suo superiore, quando smise di essere generale dell'ordine, di dargli un superiore personale a cui obbedire, a cui umiliarsi. E nelle sue confessioni si confessava che non era sottomesso alle bestie, all'asino, alla pecora, che non era sottomesso agli animali. Era il cuore di Francesco, che voleva sottostare a tutto e a tutti, a dimensione di Cristo, di cui riportava le stimmate, il quale fu sottomesso a tutti. Quando lo portavano al macello, era come una pecora muta che si lasciava tosare e si lasciava immolare. Questo è il Figlio di Dio che ha insegnato all'uomo ad essere umile. Chi è umile è santo, chi non è umile, anche che faccia miracoli, anche che faccia opere meravigliose, è un dannato, è uno destinato all'eterno supplizio. Ecco perché dobbiamo essere cultori dell'umiltà e avvicinarci a Cristo, Signore, essere umili ed essere gioiosi quando ci si umilia, desiderare di essere umiliati ed essere contenti, gioiosi quando siamo umiliati dagli uomini, dagli eventi. E che non comprendiamo le scritture, non comprendiamo il cuore di Cristo, ed è per questo che rimaniamo nella nostra superbia nascosta e nel nostro peccato. Tutti pari pari siamo superbi, non c'è nessun giusto, neppure uno in mezzo a noi. Se vogliamo entrare nella via della giustizia, cominciamo ad umiliarci, a sottometterci gli uni agli altri, perché questa è la legge di Cristo. Sottomettetevi gli uni agli altri, perché questa è la legge del Signore. E cercare sempre l'ultimo posto, questa è la santità, andare alla ricerca dell'ultimo posto, del nascondimento. Dice l'imitazione di Cristo, ama di essere sconosciuto e reputato per nulla, gioire dentro il nostro cuore quando nessuno si accorge di noi, quando nessuno ci calcola, quando nessuno ci cerca, gioire di questo e darsi da fare per rimanere in quel posto umile e nascosto. Questa è la strategia dei santi che hanno imparato da Cristo Signore la via dell'umiltà, che è la via della salvezza. Ma noi non conosciamo la via della salvezza, non conosciamo la via tracciata da Cristo. Chi vuole venire dietro di me rinneghi se stesso. Il tuo grande nemico non è il diavolo, il tuo grande nemico sei tu stesso, e la tua superbia è il tuo io, il più grande nemico. Rinnega te stesso e vincerai il maligno, rinneghi te stesso e camminerai nella via della salvezza, ti innesterai con Cristo, l'umile degli uomini, il più grande e umile degli uomini, il quale nella sua umiltà agganciò Dio e agganciò gli uomini a Dio, sacrificando se stesso. Fratelli e sorelle, quello che dico è la verità. Cerchiamo tutti di comprendere, noi tutti superbi della vita, perché chi più chi meno, tutti siamo infetti di questo peccato, e non ci sia nessuno qui che non si creda superbo, non ci sia qui nessuno che si creda abbastanza umile da piacere a Dio. Cerchi piuttosto di essere umile e di gioire quando viene umiliato, stritolato, non calcolato, perché questa è la via di Dio, la via della somiglianza al Signore,
e non si può essere figli di Dio se non siamo simili a Cristo nella passione, perché questo è il disegno del Padre: rendere l'uomo conforme all'immagine, all'icona di Cristo. E se il nostro capo è stato umiliato, flagellato, rinnegato, buttato sulla croce, anche noi dobbiamo seguire la stessa strada per essere grati a Dio, per essere conformi a Cristo e per entrare così nel mistero della grandezza di Dio. Fratelli e sorelle, imitiamo la Trinità, imitiamo il Padre umile. L'umiltà del Padre è immensa, e non è qui il caso di parlare dell'immensa umiltà del Padre cantata da San Francesco. Umile il Figlio che si abbassò fino alla morte, e alla morte di croce. Non si vergognò di chiamarci fratelli, non si vergogna di entrare in ciascuno di noi, peccatori, cattivi. Entra in ciascuno di noi, ci riceve dentro di sé nel mistico corpo, e quando ci dà il suo corpo santo, non teme di entrare in un corpo inquinato per renderlo santo. Umile lo Spirito Santo, il quale non ha nome, è tutto a servizio del Figlio di Dio, è tutto a servizio della gloria di Dio. Non cerca se stesso, ma cerca la gloria del Figlio, la gloria del Padre. Umiliamo Maria, cioè imitiamo Maria, guardiamo l'umiltà di Maria, immedesimiamoci nell'umiltà di Maria, la più grande di tutte le creature. Guardiamo i santi e i grandi santi umili. San Francesco, il più grande dei santi vicino al cuore di Dio, il più grande tra i santi nell'umiltà, ed è per questo che è crocifisso ed è magnifico esempio di umiliazione per noi. Chi si umilia sarà esaltato, chi si esalta sarà umiliato. E guardiamo Lucifero, il grande superbo, che sta lì all'inferno, nelle profondità dell'inferno, per la sua superbia. Guardami i grandi della corte celeste, principati e potestà, che per la loro superbia furono inabissati nell'inferno. Guardiamo i grandi del mondo, celebrati nelle scritture, re di Tiro, di Sidone, re di Egitto, che giacciono là nelle profondità dell'inferno per la loro superbia associata ai trafitti di spada. Fratelli e sorelle, questa è la verità, questa è la visione delle scritture. Non ci resta altra via che l'unica via di salvezza, che è l'umiliazione di noi stessi, che è il prendere la croce, seguire Cristo ed essere crocifissi davanti a Lui per entrare nel regno della gloria. Amen. Ci hai dato la via per raggiungerti, Padre del Cielo, che ci hai dato Gesù, umiliato fino alla morte, la morte di croce, e in Lui hai costituito la via per risalire al cielo. Fa che noi imbocchiamo questa via e rinneghiamo noi stessi, la nostra superbia, la nostra autonomia, la nostra impudicizia, la nostra ira, la nostra ingordigia di potere, di sapere, di piacere. Ti chiediamo, Padre del Cielo, di gradire l'offerta di questo momento. Noi vogliamo umiliarci davanti a Te e ti chiediamo di distruggere il nostro peccato che si annida dentro di noi. Padre del Cielo, per intercessione di Maria, nostra Madre, che ti presentò un cuore immacolato, entra dentro il nostro cuore e purifica il nostro cuore, oh Gesù,
mite d'umile di cuore, tu che conosci il cuore dell'uomo, che è inscrutabile, ma tu lo conosci, tu che penetri nel cuore dell'uomo e non ti inquini entrando, purifica con l'acqua del tuo Santo Spirito il cuore nostro, metti fuori tutte le superbie, tutte le impudicizie, tutte le arroganze, tutte le manifestazioni del cuore dell'uomo lontano da Dio, tutti i detriti dei nostri peccati, e metti in noi i tuoi sentimenti, sentimenti di umiltà, di bontà, di purezza, di mansuetudine, di povertà, di distacco dalle cose. O Gesù, guarisci i nostri cuori. Per questo, Signore Gesù, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Guarisci il mio cuore, Signore, perché salga dal cuore contrito, umiliato, dal cuore guarito, salga una lode perenne a te. Signore, scendi nel mio cuore, purifica il mio cuore, libera il mio cuore, rendi il mio cuore simile al tuo, Signore Gesù. Guarisci il mio cuore, Signore Gesù. Io sono ammalato di cuore, sono ammalato di superbia e di impudicizia, sono ammalato di ira e di racondia, sono ammalato di ingordigia, sono ammalato di tante e tante malattie. Signore Gesù, guarisci il mio cuore. Nessuno conosce la mia malattia. Io sono così abile da nascondere la mia malattia. Tutti mi credono sano, ma io sono malato, gravemente malato, sempre malato. Gesù, che guarisci i cuori, vieni questa mattina dentro il mio cuore e liberalo da tutto ciò che lo ingombra. Guarisci il mio cuore spezzato, il mio cuore superbo, il mio cuore cattivo. Guariscilo, Signore. Signore, io ti presento adesso tutti i peccati di superbia degli uomini, tutti i peccati dei miei fratelli. Io non voglio giudicarle, ma certamente tu guardi i peccati di superbia che si annidano nella nostra comunità. Tutte le divisioni che avvengono nella comunità nostra sono causate dalla superbia, celata tante volte di umiltà, di prudenza, di zelo, ma sono peccati di superbia. Signore, vieni a risanare la nostra comunità, vieni a risanare i nostri gruppi, vieni a risanare le nostre famiglie infette di superbia, dove non c'è sottomissione reciproca, dove il marito non accetta la moglie, dove la moglie si ribella al marito e lo tradisce, dove i figli si ribellano ai genitori. Signore, guarisce le nostre famiglie. Signore, guarisce tutti i gruppi ecclesiali infettati di superbia, infettati del maligno. Rendici tutti umili davanti a te, rinnova la nostra vita. Signore, ti presentiamo tutte le nostre malattie, ti presentiamo tutte le nostre piaghe, tutte le nostre ferite. Un cuore contrito, umiliato, tuo Dio, non disprezzarlo. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. E adesso, Signore Gesù, vogliamo presentarti tutte le nostre miserie, ossia tutte quelle persone le quali sono afflitte da varie malattie. Te le presentiamo in ginocchio, Signore, perché tu le vogli guardare con amore, perché voglia tu sollevarle delle loro malattie. Ecco, recitiamo davanti a te i nomi di tante e tante persone che si raccomandano alle nostre preghiere. Scenda la tua grazia misericordiosa su tutti i nostri fratelli afflitti da varie malattie e da tutta la guarigione dell'anima e del corpo. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Queste intenzioni aggiungiamo altre intenzioni secondo le indicazioni
del Signore, prima lettera a Timoteo. Ti raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per il Re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo trascorrere una vita calma e tranquilla con tutta pietà e dignità. Questa è una cosa bella e gradita al cospetto di Dio nostro Signore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Signore, noi adesso ti preghiamo per la nostra patria, che è sempre tormentata, per il nostro governo, dove tutte le passioni umane girano, dove ognuno ha interesse, mentre tutti dovrebbero avere interesse per il popolo. Questo popolo, Signore, che giace e che in balia di governi stabili, di uomini che altercano tra di loro e cercano tante volte gli interessi di parte o di categorie e non cercano l'interesse di tutto il popolo, che non cercano l'interesse religioso perché sono atei o perché sono di tendenza laica, dove l'affare religioso non interessa più, mentre l'uomo è religioso per sua natura sociale e la religione dovrebbe essere a fondo anche del vivere umano in società. Signore, ti chiediamo che il popolo non soffra dal malgoverno, soprattutto dalle austerità alla religione da parte di coloro che ci governano, della non curanza del fatto religioso. Fa, o Signore, che il tuo comandamento del riposo festivo sia rispettato, perché è comandamento base per tutta l'umanità, scritta nel cuore dell'uomo. Fa che nessuno manometta quei doveri verso di te e verso gli altri che sono scritti nel cuore dell'uomo, che non ci sia nessuna legge che permetta ciò che tu proibisci, che favorisca tutto ciò che tu non vuoi. Signore, ti chiediamo che il buon governo sia veramente un governo che tenga conto dei diritti dell'uomo anche in materia religiosa. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti chiediamo, Signore, le grazie necessarie per coloro che ci governano, grazie di luce, perché anche che non sono vicini a te abbiano quelle grazie di Stato per governare bene il tuo popolo. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti chiediamo, Signore, grazie di luce per i senatori e i deputati, perché facciano gli interessi del popolo che li hanno portati su nel Parlamento o nel Senato. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo per tutte le istituzioni, perché siano di aiuto ai cittadini a vivere con dignità e a trovare lavoro, perché cessi la disoccupazione, perché cessi tutto ciò che apra la porta a pratiche esoteriche, a pratiche magiche e a tutte quelle vie
in cui l'uomo si fuorvia dal retto sentire e dal retto agire. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo per tutti i lavoratori dell'industria, tutti i lavoratori della terra, tutti i lavoratori di ogni settore, perché abbiano il necessario alla vita e uno stipendio buono. Ti preghiamo per tutti quelli che impongono le tasse, perché siano tasse ben equilibrate per il bene di tutti e perché ci sia un certo equilibrio nel rendere allo Stato quelle che è necessario per il buon governo della nazione. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo per tutti gli operatori di giustizia, perché amministrano bene la giustizia, con equità, con verità, con misericordia e con clemenza. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo per tutti i perseguitati della giustizia umana, per tutti gli indagati, per tutti quelli che hanno ricevuto delle consegne, per tutti i carcerati soprattutto, perché non abbiano il peso in soprappiù della loro pena, perché quando cessino di aver scontato la pena siano liberati, perché non siano aggravate le loro condizioni in carcere. E soprattutto ti preghiamo per le famiglie dei carcerati, per le mogli, per i figli, perché non abbiano a subire violenze, soprusi, angherie a causa dei loro mariti e dei loro congiunti carcerati, ma che siano rispettati, oh Signore, e siano così aiutati nel vivere il loro dramma. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo, Signore, per tutti i disoccupati, per tutti quelli che cercano lavoro e lo trovano, per tanti giovani che non possono sposare perché non hanno un lavoro sicuro, per tutte le ragazze che sono sbandate perché non hanno così una via sicura per l'avvenire. Signore mio Dio, ti preghiamo per tutte queste categorie, soprattutto per gli sprovveduti di lavoro, per quelli che trovano difficoltà di inserirsi nella società, perché ci sia una politica che si adatti meglio a dare lavoro a tutti, un lavoro onesto. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo per i poveri della terra, per quelli che sono stati colpiti da disgrazie e non sono tutelati dalla legge. Ti preghiamo, Signore, per quelli che soffrono a causa delle ingiustizie umane, per tutti i sofferenti, i diseredati, per tutti quelli che debbono chiedere il pane che poi potrebbero avere, per tutti i bisognosi, oh Signore. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo, Signore, per tutti i malati, per tutti quelli che giacciono negli ospedali, nei luoghi di cura, perché ricevano le cure necessarie negli ospedali che siano meglio attrezzati, nelle case di cure che siano meglio attrezzate, per tutte quelle persone che soffrono a domicilio, per tutti gli ammalati, scende la tua grazia questa mattina su di loro. Per questo noi ti preghiamo. E ti preghiamo per tutti noi, Signore, che siamo qui presenti, per le nostre famiglie, per i nostri disagi, perché possiamo vivere una vita più tranquilla e servirti in pace. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. E adesso, Signore, ti preghiamo per il mondo intero, per quelle nazioni che si armano contro le altre nazioni, perché ci sia la pace nelle nazioni, perché ci sia la pace nel mondo dilaniata ancora da fazioni, da guerre, da ribellioni. Signore, ti chiediamo grazia, ti chiediamo che la tua pace scenda nel cuore dell'uomo. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. E adesso ci rivolgiamo a te, Padre del Cielo, perché per il tuo Figlio, che soffre in tutti gli uomini e che porta il peso del mondo, noi siamo visitati da te, graziati da te, e possiamo godere
pace, prosperità e salute. Per questo, Padre del Cielo, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ti ringraziamo intanto, Signore, delle guarigioni che stai operando in mezzo a noi. Ti ringraziamo di tutte le guarigioni, se ne sono segnalate 6-7 guarigioni, ma chiediamo che sia la gente stessa a percepire la guarigione e a venirti a ringraziare. Signore, ti ringraziamo di quello che stai facendo nello spirito e di quello che stai facendo nel corpo di 4-5 persone. Sii sempre benedetto e attendiamo che queste persone, toccate da te, vengono a ringraziarti e benedirti. Lode, gloria e onore a te, Signore. O Maria, Madre buona, a te il nostro ringraziamento. Dacci il tuo cuore, o Maria, perché noi possiamo amare Dio con il tuo cuore. Intercedi per i tuoi figli e tuo Padre del Cielo. Per intercessione di Maria, concedi per i meriti di Cristo quanto noi abbiamo chiesto, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen.